Caterina, ed eccoci qui con un nuovo video tutto super pasquale. Ebbene sì, la Pasqua sta per arrivare e io che cosa ho fatto? Ma ho comprato un bel po' di uova di Pasqua perché sono proprio curiosa di vedere insieme a voi quale tipo di sorprese si c'erano all'interno di queste stupende uova di Pasqua. E ovviamente non dimenticatevi di lasciare tanti bei pollici lì su, commentate, condividete, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella per non perdervi i prossimi video. E ora andiamo ad aprire le nostre uova di Pasqua. Cari Melita e Sugar, come primo uovo apriamo Paoli Wings. Mua, vediamo un po'. È cioccolato al latte e come sempre c'è il suo poggia ovetto. 3, 2, 1, si va! Ale! Praticamente all'interno troviamo la Wings, ok? E c'è anche questa sorta di pedalina dove poter appoggiare questa mini bambolina. Passiamo alle altre due uova di Pasqua. Abbiamo quello della Chiara Ferragni e di Elettra Lamborghini. Guardiamo! Il ricavato delle uova di Pasqua di Chiara Ferragni, come l'anno scorso, perché anche l'anno scorso ho aperto un uovo di Chiara Ferra, ok? Andrà per l'appunto all'associazione Sosteniamo i Bambini delle Fate. Molto bello il pack anche di Chiara Ferragni, rosa con le stelline e ci sono gli occhietti. L'ovetto è proprio piccolino. Andiamo! Ah, ok, ho trovato i tatuaggi per unghie, ovviamente tutti i brillantini sono azzurrini e c'è la forma dell'occhietto di Chiara Ferragni. Ora passiamo all'uovo di Elettra Lamborghini. Ok, io vi dirò che quando l'ho visto ho detto no, vabbè, è mio, lo devo acquistare. Andiamo ad aprirlo. Anche qui l'ovettino è insomma una misura media, ecco. Vediamo un po'. Ah, ok! Oh, forse ho capito cos'è. È come una sorta di portachiavi, ok? Ci puoi mettere il mazzo delle chiavi e quant'altro. Tutto leopardé con scritto il nome di Elettra. Ok, adesso arrivano le uova più grandi e non vedo l'ora di aprirle. Partiamo con Kinder. Sicuro una pecca delle uova di Pasqua è che come apertura hanno questa sorta di scotch e ci devi litigare per trovare il lembo per poi poterlo aprire. Certo che le uova di Pasqua invece dove hanno il classico nastrino argentato è molto più comodo, devo essere onesta. Ecco, per l'appunto si è rotto e adesso devo utilizzare la forbice. Ah, oh, che meraviglia! Oh, e queste sono le uova che danno soddisfazione. Beh, io sono pro Kinder sempre costantemente, perché Kinder è Kinder. Vabbè, apriamolo. Ah, intanto io l'assaggio, so già che è buono, Super surprise. Apriamo. Mi ci vuole la motosega qua per aprire tutto sto sistema. Oh! Ma cos'è? Ok, allora, all'interno dell'uovo ho trovato praticamente questo. Allora, abbiamo questa sorta di mini pochettina con... credo che sia Bulbasaur. Come Pokémon, ok? Credo, spero di averlo detto giusto. Praticamente c'è la zip, apri, ok? E dentro ci metti tipo le cuffiettine, gli auricolari. E poi ho trovato questi due, ok? Verdi.
nelle istruzioni praticamente tu metti il cellulare e lo sorreggi con questi due aggeggi, vabbè, passatemela, in modo che poi insomma comodamente guardi il tuo cellulare e ci puoi giocare. Oltretutto, un'altra cosa che ho trovato è questa card, ok? C'è il QR code, lo scannerizzi e credo che insomma o scarichi un gioco o comunque qui c'è scritto download for free, ok? Sì, download e scan Pokémon 59, come se fosse una carta, ecco. Ebbene sì, passiamo all'ultimo uovo di Pasqua, Bauli Grande Firme. Vi ricordate che anche l'anno scorso l'ho acquistato e all'interno ho trovato un braccialetto, cioè bellissimo, molto fine con le stelline, ok? Ovviamente quest'anno l'ho riacquistato per la seconda volta perché sono proprio curiosa di vedere che cos'è che c'è all'interno. Per l'appunto qua dice Bauli Grande Firme, lei, Pollini, Rinascimento, Camomilla. Vediamo un po'. Queste sono le sorprese che possiamo trovare all'interno del nostro uovo di Pasqua Bauli Grande Firme. L'uovo è già mezzo frantumé. Ok, Ho trovato un portachiavi della Pollini a forma di fiorellino con, per l'appunto, la P che sta per Pollini. Anche il link diretto per seguirmi su Instagram e se questo video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su, commentate, condividete, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella per non perdervi i prossimi video. Ciao a tuttissimi!